qualcuno ha detto Justin Ding Dong. Justin Ding Dong. Quindi Justin. Amore un po' troppo. Justin! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo, fantastico, meraviglioso, strabiliante, mozzafiatante. Ma tu chi sei? Ma quanto tempo non la vedevo? Ciao ragazzi, ciao ragazza. Ciao ragazzi. Che bella abbronzata, anche se non sono io, però siamo abbronzati. Sì, è vero. Benvenuti in un nuovo, fantastico video. Come potete notare, felicemente abbiamo fatto delle piccole aggiunte. Abbiamo aggiunto una pizza qui e un ananas. Ah, bellissimo. È un ananas qui. Come avete già capito dalla copertina, oggi intanto iniziamo una nuova stagione e speriamo. Ci siamo mancati un pochino. Grazie per l'affetto che avete, che ci dimostrate sempre. È stato agosto per tutti, ci siamo rilassati un pochettino. Per noi è stato un bel agosto intenso ma rilassante. La prima parte un po' intensa, la seconda parte più rilassante. Ci siamo fermati, non volevamo fermarci, ma ne abbiamo sentito la necessità. E oggi siamo qui, dato che i video precedenti sono andati molto bene, abbiamo deciso di fare un altro migliore contro peggiore. Ma questa volta la pizza la prendiamo da Just Eat. Vediamo come ci devo fare venire questa, ci deve fare venire questa investigazione. Ecco perché la sigla non ci paga Just Eat, perché noi come sempre, o perlomeno Just Eat, se ci vuoi fare sponsorizzare, ci vuoi pagare, a noi va bene. Direzione, abbiamo contratto con Just Eat, dobbiamo pagare tutte, le pizze, non una gratis. Vabbè, facciamo schifo, vabbè, grazie, arrivederci. Siamo andati alla ricerca, l'avevamo fatto con quello di Google, quindi recensione di Google. Questa volta abbiamo deciso di farlo con quella di Just Eat. Quindi adesso noi già le abbiamo viste due pizzerie. Abbiamo visto la migliore, di cui vi diremo il nome, e la peggiore, di cui non vi diremo il nome. Questo perché? Perché noi non vogliamo distruggere le attività. Semplicemente vi vogliamo intrattenere e far capire che a volte le recensioni possono servire. Ancora qua non lo sappiamo. Noi speriamo di trovare una sorpresa. Quella che noi riteniamo essere peggiore in realtà è buona. Non so se vi ricordate il primo video, migliore contro peggiore, il buco nella pizza. Se non ve lo ricordate, andatevi a vedere il video. Vabbè, mi raccomando, sono quella è stata epica. Epica. L'ultima cosa che volevo dire è: stiamo incominciando ad avere i nostri primi hater, e noi vi ringraziamo per questo. Quindi la gente che spara commenti senza proprio un bip. Un'altra cosa che volevo dire per tutti quelli che stanno incominciando a seguirci, anzi, mi raccomando, mettete l'iscrizione qua, mettete la campanella, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche su Instagram se vi va, ovviamente seguiteci anche là, che facciamo un po' i c***o anche là. Seguiteci anche su TikTok, perché noi siamo giovani, abbiamo anche TikTok e anche Facebook, ce l'abbiamo pure, perché comunque siamo un po' vecchi, siamo un po' giovani, siamo un po' ovunque. Volevo precisare, perché quindi non ci conosce ancora e magari approda su questo video e ci vede mangiare come i bufalini, come potete vedere da questo stemmino, questo stemma è tre colonne, è la palestra di CrossFit della mia dolce metà, dove lei fa la coach, insegna ed è anche atleta. Questo perché ve lo dico? Perché ci proviamo. Facciamo cose. Perché? Perché noi mangiamo tanto ma ci alleniamo tanto, non vogliamo far passare un messaggio sbagliato. Noi durante la settimana mangiamo bene, noi teniamo un regime alimentare molto pulito tutta la settimana, poi dedichiamo il nostro unico sgarro al video. Ok, va detto questo, che era necessario dirlo, andiamo subito con l'app Just Eat. Quindi io col mio ditino. Stai chiamando Just Eat l'app? Non si chiama, no. Però sarebbe stato bello chiamare. Comunque, quindi clicchiamo sull'app Just Eat e andiamo esattamente nella pizzeria che abbiamo ricercato, quella buona, quindi media, cioè voto e media recensioni molto alta, tra le più alte diciamo, che è questa qua, che si chiama Pizzeria a Mozzarella in Via del Bosco 274. È una che ha 399 recensioni, 4.4 su 5. Leggiamo qualcuna così veloce. La pizza è buonissima e arriva anche calda, consiglio questa pizzeria a tutti. Vabbè, come sempre eccellente pizza. Sono una garanzia, diciamo, di qualità. La pizza buonissima, però avevo ordinato la siciliana senza mozzarella, invece l'ho trovata. Vabbè. E hanno risposto. E poi loro hanno, esatto, sono stati bravi, hanno risposto, si hanno chiesto scusa. Allora, se tu sei d'accordo, mia cara dolce metà, io prenderei una margherita. Sempre giusto. E poi prenderei una pizza
particolare a mozzarella e prenderemo questa salsa di pomodoro, mozzarella di bufala, funghi freschi, rucola e scaglie di grana. Questa a mozzarella costa 8 euro, la margherita 5 euro. Secondo me è un prezzo onesto. Già il prezzo non mi dispiace. L'ordine minimo qua dice che è 5 euro e la consegna avviene tra i 20 e i 35 euro. Ecco, questa cosa è una cosa molto onesta a mio parere, quando fanno l'ordine minimo a 5 euro e non a 15 euro. Significa che se tu ti vuoi prendere una banalissima margherita, che è anche una delle pizze più buone del mondo, pizza, la puoi prendere e non devi per forza aggiungerci le patatine. Esatto. Quello. E sul totale mi viene 13 euro perché credo che ci sia. No, 13 euro. 8 più 5, 13, fa amore. Ho pagato 13 euro, bellissimo. Quindi questa è perché venuta. Perché dovevi pagare di più? Che magari perché le altre app ti ricordi ti faceva pagare. No. Alcune ti facevano pagare la spedizione, no? Mi sto dando male? Sì. Ho compiuto 37 anni, non so se lo sapete, il 18 agosto, e mi sono completamente rincredito. Perfetto, grazie regia, salutami Jennifer. Andiamo avanti. Vabbè. Ordiniamo l'altra, la peggiore. Io prenderei sempre la margherita. Sono d'accordo. Fanno anche altre cose. La margherita viene sempre 5 euro. Pomodoro, mozzarella e origano, non basilico, origano. E la aggiungiamo. Poi vediamo qualcun'altra che si avvicina a quella che abbiamo preso noi. Tipo, allora, pomodoro ciliegino, mozzarella di bufala, funghi porcini, rucola, speck e scaglie di parmigiano. E questa viene 9,30 euro. Ordiniamo. Vai sul totale. Non mi fa ordinare perché mi dice che l'ordine minimo è di 20 euro. E ecco, 2 euro il costo di consegna. Visto che non ero pazzo. Ecco, questa secondo me è un po' una cafonata. Già non partiamo bene. Va bene, prendiamo questa qua, la focaccia ripieno numero 1, che viene 6,80 euro, che è mozzarella, pomodoro e prosciutto cotto. Semplicissima. Per un totale di 21,10 euro. C'è uno sconto ristorante. Di 4,22 euro più la consegna che costa 2 euro per un totale di 18,88 euro. Le recensioni. Aggiungiamo qualche recensione. 2,1 stella su 5. Cibo di scadente qualità. Pizze terribili, tutto questo dopo un'ora. Perfetto. Ah, benissimo. Pizzeria peggiore a cui ho ordinato. Non solo l'ora e mezza di ritardo, ma le pizze sono arrivate con l'impasto integrale. La capricciosa senza funghi. Come se si fossero dimenticate delle nostre 9 pizze. In più abbiamo provato a contattare ristorante almeno 10 volte e continuamente aveva le linee occupate, un'orribile esperienza. Noi aspettiamo e vediamo un attimino. Attendiamo. Questa è a mozzarella. Devo dire che sono arrivati in perfetto orario. E questa calde. È quella buona. E sono calde. La pizzeria è a mozzarella. Abbiamo ordinato la margherita, che ve la facciamo vedere. Ha una bella faccia. Ma allora, non c'è né origano né basilico. Stiamo notando questo. La pizza è sottile, classica ruota di carretto normalissima. Non è tipo contemporanea, cose pazzesche. Ma è una onestissima pizza margherita. Vado al taglio. Vediamo anche l'altra. Ah, vediamo anche l'altra, ragione. L'altra ha avuto un incidente stradale. No, non è vero, è piena di rucola. È piena di rucola, ma è un po' sbordata. Però comunque sembra, l'odore è buona ed è classica, quindi rucola, rucola, speck e funghi. Funghi che sono dietro. E grana. Ma possiamo, va bene. Incominciamo con la margherita. Il bordo è molto sottile. Molto molto, anche la pizza è sottile, però sta all'impiedi. Buona margherita. Allora, ricordiamoci che è una normalissima pizza da asporto. Non vuole essere una cosa pazzesca. Non ha un sapore super esplosivo. È un sapore onesto. Non è male. Non è male, a me piace. Mi piace che la pasta sia sottile. A me piace. E soprattutto che la salsa non sia acida. Esatto, a me piace che la salsa è dolcina. L'impasto è sottile, il bordo scrocchiarello. Non c'è il basilico, un po' questo non mi piace. Una foglia di basilico. La margherita senza basilico. Perdonami, posso dirlo? È come una bella ragazza che passa e il basilico è come se fosse un occhiolino. Stanotte dormo nel divano. In questo caso l'unico termine giusto e adeguato, che per chi è catanese mi capisce, con la sostare di picchi e scongiuruto, come si suol dire. Ora, ho scoperto che a tante persone la pizza contemporanea non piace. Non so se siete dello stesso parere, anzi, scrivetecelo nei commenti che tipo di pizza vi piace, così noi indaghiamo e poi andiamo nei vari posti. A tanti piace la pizza molto sottile. Allora, a me non mi dispiace, io spero semplicemente che l'impasto domani non mi uccida. A me piace la pizza, in generale. Però l'impasto sembra buono. Almeno non è crudo, non stiamo masticando gomma. Se questo
questo video dovesse raggiungere, e ragazzi arriviamoci a questi 300 like, arriviamoci, vi portiamo un altro migliore contro peggiore. Scegliamo cosa, anzi scriveteci se avete idee. Andiamo avanti. Questa non va bene, più molla perché c'è ovviamente più condimento, quindi il centro è un po' più molla. Sta scolando, vi faccio vedere anche sotto. Sotto sembra cucinata bene, stratificata. Poi gli do un morso perché mi sta cascando tutto. Allora, lo specchio è buono, perché non è quello stile che tu ne mangi un pezzo e te lo tiri via tutto perché è troppo duro. Non si sente molto la rucola. Stranamente, pur essendoci tanta rucola, non si sente. I bianchi funghi hanno tutto questo sapore, sono quelli classici surgelati. Ma nel complesso è una pizza da sport onesta. Non è sempre quell'esplosione di sapori che, di cui parlavo prima. Vi aspettate la pizzeria della vita, però è buona. Cioè, se vi trovate, se avete la possibilità, ordinatela. Le recensioni sono veritiere. Cioè, la pizza è buona, è onesta. No, però lo specchio è molto buono. Ne ho preso un pezzo buono, è molto buono. Vorrei anche dire che oggi è giovedì, è importante dirlo. Immagino che non ci sia confusione, che la pizza non va fatta di fretta, ma hanno tutta la calma. Ci sarà un po' di confusione, ma non come il weekend. Non è un sabato, eh? Ce la finiamo, perché alla fine poi aspettiamo le altre. Allora, questa comunque non è male, eh? Considerando che ce le siamo mangiati tutte e due perché ci sono piaciute, possiamo dire anche noi che diamo una valutazione alla Just Eat. Noi diamo 4 stelle. 4 stelle onesto? 4 stelle. 4 stelle. E scriviamo la nostra recensione. Margherita buona e sincera, salsa deliziosa, ingredienti si sentono e sono di qualità, impasto sfizioso, sicuramente migliorabile, ma comunque una buona base di partenza. PS, mettete il basilico nella margherita. Ok. Le piccole accortezze. Aspettiamo. Non arriverà mai. Aspettiamo l'altra pizza, speriamo che arrivi. Considerate che l'abbiamo ordinata nello stesso momento, queste sono arrivate, quelle ancora no. Però quelle dicevano più o meno 20 minuti in più. Già abbiamo sforato. Ci vediamo fra un po'. Dobbiamo parlare. Noi, lei sta guardando il menù, ma non lo farei vedere. Sono scioccata. Allora, la pizza è arrivata. È arrivata un po' in ritardo, diciamo molto poco. Se sì. Diciamo 40 minuti in ritardo. Non è un problemone, ok? Considerando che è giovedì, è importante che arrivi. A me darebbe fastidio, ma perché io sono. Vabbè. Che non mi piace, no, a me non piace aspettare. Sì. Mettiamola così. Vabbè, alla fine. Dipende da come si è. Ho visto di peggio, cioè, ho visto. Però non li voglio giustificare. Gentilissimi, sia la persona che ci ha portato le pizze, si è scusato. Mi ha detto buona cena, queste sono le cose. E scusate veramente per il ritardo, è stato, cioè si vedeva che era sincero. Ora non so come sono le pizze perché arrivano nuove. Ora vediamo. Allora, sono calde, sono due pizze, abbiamo detto. Allora siamo caldi. Allora, la pizza questa sembra veramente bella. Magari poi giudicate voi. Magari si sono sbagliati tutte queste le recensioni. Facciamo vedere tutte? Sì, e questa okay. È una. Questa è una. Questa è la prima, che fa anche un buon odore. Questa è la seconda, margherita. Che è anche più grande rispetto a quella. E non c'è l'origano e non c'è neanche il basilico. Perché? Perché ad alcune persone non piace. Sì, ma l'origano là c'era scritto e c'era. Dico, ragazzi. Oh, a me ispira. Cioè, io. Anche questa qua. Cioè, a me non è che mi dispiace. Cioè, ve lo dico proprio sincero, sincero. Andiamo con la focaccia. Oh, focaccia piccolina. Vediamo, spoileriamo all'interno. All'interno neanche malaccio, sai? Ma non c'è niente all'interno. Vabbè, diciamo, potevano mettere più effettivamente è vero. Però il prosciutto è non sembra. È poco condito e ci sono 3 quintali di olive per la gioia di Fede Lillo. Prendiamo la nostra fantastica Miracle Blade, serie perfetta. Anche la cottura di sotto non mi sembra malaccio, eh? No, la cottura è buona. Vabbè, assaggiamo. La salsa non è acida, l'impasto non è male. Quella di prima era più buona, questo lo posso dire, si sentivano forse un po' di più i sapori. Ma vuoi vedere che domani non scagavomitiamo? Oh, è buona. Oh, regia, forse è la prima volta quando facciamo questo format ci sono le altre due. Però non sembra male. Non c'è altro da dire. Non è la pizza più buona che io abbia mai mangiato. E non sarà la pizza più buona che voi avreste mangiato. Ma da lì è una pizza orribile. Ci sono 50 sfumature di grigio. Se è cotta bene, l'impasto è buono. Croccante ma non gommoso. Un peccato, se fosse stata una foglia di basilico. Anche questa, cioè. L'odore è buonissimo, cioè l'odore di questa è buonissimo, mentre dell'altra che era simile erano, allora dell'altra gli ingredienti erano un po' buttati lì, questa è più ordinata, questa ha un suo, sì, cioè l'odore è squisito. Qua c'era scritto che c'era pomodoro, si è messo così. Era pomodorino, giusto. È
lo speck è buono. A me piace più questa che l'altra. La margherita mi piace più l'altra. Ma questa, cioè questa è fatta con criterio, con equilibrio. Questa forse anche a me piace di più, perché anche se lo speck è stato cucinato, si bilancia molto bene, perché i pezzetti di pomodoro smorzano il sale e l'amaro un po' della rucola. Ma non lo so se hai capito da noi, non ci hanno pagato, ve lo giuro. No? Non ci pagano. Non ci pagano. Non ci scemo sul soldi nel nostro canale. Ci chiama? Fanno di tutto. Forse potrebbe anche essere questo il problema. È in via Firenze numero 22. Si chiama Pizza e Birra Gourmet. E doveva essere un disastro. Andate a controllare le recensioni. A me è piaciuta. Hanno troppe cose nel menù: focacce, panini, panini classici, panini col pollo, hamburger, menù sushi e kebab e piadine e menù grill e menù fritto. È diciamo un purpurri di cose. Però ragazzi, la pizza è buona. C'è questo fuori programma. Lo assaggiamo, perché già così possiamo esprimerci. E sarà il pezzo preferito di Fede Lillo. Poco condimento. Il pane con sauto. Allora, magari questa è una focaccia precomprata, preacquistata. E non emette nessun tipo di odore. Ma questa, allora, sembra che la pizza e la focaccia l'abbiano fatto due persone diverse. Ma c'è anche il prosciutto, giusto? Questo, sono queste cose che a me preoccupano. Il prosciutto non sembra di brutta qualità. Allora, vediamo. Soffermiamoci sulle pizze. Lasciamoci questo bel ricordo delle pizze. La focaccia, dimenticabile. Ma le pizze, molto buone. Cosa vogliamo scrivere in questa recensione? Intanto darei... Però io... Ha rovinato la focaccia. Però, allora... Lasciamo stare la focaccia. Io direi, allora l'abbiamo presa perché dovevamo prenderla. Però... Eh sì, ma se uno ordina la focaccia... Ho capito, però valutiamo solo le pizze. E poi facciamo un piccolo inciso sulla focaccia. 4 su 5. Cosa 4 scriviamo? 4 su 5. E scrivo. E scriviamo. Ottimo impasto, ben cotto. Scriva, carta e penna. Ci siamo? Vai. Ottimo impasto, ben cotto. Condimenti di qualità, a parte la mozzarella, a parte il formaggio, che dovreste migliorare a mio parere. E anche una foglia di basilico. Nella margherita cortesemente origano o basilico. Per il resto pizze buone. Un'ottima pizzeria da asporto. Una giusta e onesta pizzeria da asporto. E vorrei anche vorrei aggiungere che esteticamente la pizza, quella con lo speck, era veramente bella alla vista. Mi ha anche fatto godere al gusto, sia la vista che al gusto. Piccolo inciso per la focaccia, bocciata. Invece di avere un menù così vasto, poco ma buono. Ma buono. Cioè, fatele con lo stesso criterio delle pizze. Se volete fare, esatto, le focacce, fatelo con lo stesso criterio. Stessi ingredienti di magari una media qualità. E un po' di più, che non sempre le recensioni sono veritiere. Magari al 90% delle volte diciamo di sì. Magari stavolta siamo stati fortunati con noi, la prossima volta magari non lo siete voi. Magari oggi è andata, è stata una buona giornata. Magari le altre volte era una brutta giornata. Magari il sabato non sanno gestire la pressione. Magari bisogna, farà primavera. Bisogna sempre dare comunque una seconda possibilità. Noi vi ringraziamo, speriamo che vi sia piaciuto questo video, speriamo di sopravvivere alla notte. Vi salutiamo, grazie mille, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, andate a commentare subito perché è importante per un'app, e dateci un indizio o comunque un consiglio su un prossimo video migliore contro peggiore che vi piacerebbe vedere. Da cosa? E coso? È tutto. E quindi noi vi... No, la sigla! Alla fine, perché noi siamo i ragazzi di Catania Food Lover.